Luce dall'est, il sole è là. Qualcosa di strano fra poco accadrà. Troppo difficile capire cos'è, ma penso che il giorno arrivi per me. Mary Poppins è un film Disney del 1964. Il ritorno di Mary Poppins è un film del 2018. Tratto dalla saga di libri di Pamela Travers, è un film fatto male per molti versi, ma c'è qualcosa di buono. Questo sequel pare essere più fedele ai libri del primo, ma oggi vi voglio parlare del film e nient'altro. Il tempo è passato, non siamo più nel boom economico degli anni 60. Nel 2008 è iniziata una crisi terribile, si sente aria di guerra, le grandi potenze minacciano il mondo, le minoranze rischiano di perdere i loro diritti e anche nella Londra di Banks. Il tempo è passato. Non siamo più nella Belle Époque, nel 1929 è iniziata una crisi terribile, si sente aria di guerra, le grandi potenze minacciano il mondo, le minoranze rischiano di perdere i loro diritti e in un mondo buio, il primo personaggio che conosciamo è un lampionaio, mestiere che non esiste più, accende le luci quando tutto si fa buio. Questa crisi finirà? Aspetta un po', tutto presto tornerà bellissimo. A Londra soffia un'aria nuova e prima o dopo ne avremo prova, in quel momento i più bei sogni tuoi li realizzerà il cielo su di noi. E subito chi ci viene presentato? Uno che non vede più il futuro. Sinceramente non vede bene nemmeno il presente. L'ammiraglio Boom era preciso come un orologio, affidabile, chirurgico, batteva un colpo puntuale a cui tutti si preparavano per evitare il disastro, ma ora è imprevedibile. Non c'è modo di evitare il disastro. Il passato non è più affidabile, il presente è imprevedibile, il tempo ha fretta di scadere. Gli anziani sono solo un eco di un passato migliore e fragili debolucci stanno su una sedia a rotelle. Finché la Banca d'Inghilterra sta in piedi, l'Inghilterra sta in piedi. E oggi, a capo della Banca d'Inghilterra, c'è un uomo forte e stabile che non sembra affatto poter cadere, e la Banca d'Inghilterra è invincibile più che mai. E chi bussa alla porta dei Banks? La banca. La banca che, per salvaguardarsi, pignora le case dei poveri. Ricchi che si arricchiscono e poveri che perdono tutto. Il film parla a noi. Questa è una società più insicura che mai. Se la suffragetta Winifred parlava di diritti dei neri, la sindacalista Jane parla di diritti gay. Una società dove i bambini si comportano da adulti e gli adulti si comportano da bambini. Hanno regole stupide come il divieto di calpestare un prato anche in caso di emergenza. Questi adulti si affidano ad un passato fragile come la puntualità del generale Boom e i bambini sono costretti a crescere in fretta e a disilludersi. E quando il vento sembra poterli portare via in un soffio, il cielo si apre e arriva Mary Poppins. Niente, che parola divertente, può significare di tutto e di più. Questa nuova Mary Poppins ha un carattere ben diverso da quello originale, è più energica, quello sprint che serve per non fermarsi mai, e subito parte con una canzone. Il concetto è lo stesso della pillola dello zucchero, ma lo ribadisce con un linguaggio più adatto a quello di oggi. Nel testo originale Mary Poppins dice: sì, la logica è alla base della nostra realtà, ma sospetto, e non sbaglio, che siate troppo cresciuti per l'immaginazione. No, non ancora. Questo è un difetto enorme della nostra società. Sembra che la logica, la razionalità e l'intelligenza siano pregi straordinari che vengono esaltati a tal punto che tutti la usano per tutto e tutti vogliono sapere tutto, e chi non è all'altezza dell'intelligenza media va deriso e giudicato. Ed è Mary Poppins a dirci di smettere di farlo per un attimo. Nella versione originale dice: certa gente perde tempo giocando in acqua, puoi immaginare una cosa simile? E va al mare in vacanza, puoi immaginare una cosa simile? Ne parla come se lo svago fosse una cosa assurda. E poi fa un esempio. Certa gente, passeggiando con la testa fra le nuvole, va a sbattere e cade a gamba all'aria. E anche se cadendo si sono fatti male, scoppiano a ridere e non smettono più. Puoi immaginare una cosa simile? Potete immaginare che la reazione al dolore sia una risata? Eppure è vero. Succede, certo, è illogico, assurdo, ma reale. I pirati, per centinaia di anni, hanno seguito le mappe e indossato dei cappelli ridicoli. Attraversavano l'oceano in cerca di un tesoro che non potevano sapere nemmeno se esistesse davvero o se qualcuno l'avesse già trovato prima di loro, e rischiavano di morire in cerca di una fortuna che potevano non raggiungere mai. E ce lo dice Mary Poppins nella canzone, potete immaginarlo? Sembra assurdo, eppure era reale. Ad altri pesa tutto. Sarà galla un'epopea? Allora, dovremmo vivere in allegria, si può fare qualche follia, che stupendosa idea! Mary Poppins parla ad un pubblico del 2018 che sta uscendo dalla crisi eppure ancora vede il mondo come una minaccia, e Mary Poppins parla di come sia necessario dare spazio alla spensieratezza per star meglio.
Anche nel momento più buio è il caso di ingoiare un poco di zucchero, perché permette di sopportare qualsiasi pessimo sapore. E Mary Poppins, come sempre, organizza ogni cosa di proposito per fare in modo che i bambini abbiano le idee che servono per risolvere la situazione. Uno usa le azioni per riparare l'aquilone, l'altro scopre il valore del vaso per venderlo ed ecco che si rompe. Ma nel vaso ha inizio uno spettacolo. Royal Doughton Music Hall, il banchiere è un lupo. Come il lupo di Wall Street, come l'oscurità nascosta nel mondo, come ci insegnano i tre porcellini, dove il lupo Disney era la crisi del 29 e abbatteva le case dei poveri, o come il lupo di Cappuccetto Rosso che inganna le giovani che per la prima volta affrontano la vita. La copertina può nascondere un libro e ti dirò che mai nessun abito fa il monaco, c'è sempre un qui pro quo. Qui pro quo significa credere che una cosa sia tutt'altro. L'hai giudicato presto e perciò quel che credi sia re qui non regna nemmeno un po'. Sappiamo perfettamente che l'abito non fa il monaco, ma la canzone non vuole limitarsi a dirci questo. E così ci vengono raccontate un po' di storielle molto interessanti. Lady Hyas di Macao si nascose su una spiaggia, aveva con sé il suo oro, ma nessuno osò derubarla perché si era vestita di piume e foglie, e chi mai deruberebbe qualcuno che sembra povero e nudo? C'era una volta un re ignorante, non aveva mai avuto l'opportunità di studiare, e sentendosi ignorante rispetto agli altri, chiamò a corte tutti i più grandi professori e scienziati del regno. Tutti provarono a insegnare al re, ma nessuno ci riuscì. La testa venne tagliata a tutti e il re rimase ignorante. Finché non arrivò una canaglia, un uomo poco affidabile che diede lezione al re. Ovviamente la morale non sta solo nel vedrai che la canaglia è più intelligente degli altri, ma piuttosto nel consiglio che dà al re. Il consiglio più importante e migliore che ti do è che se sei ignorante e proprio non riesci ad imparare, forse è perché cerchi di essere una persona che non sei. Non ha senso volere a tutti i costi essere intelligenti. Non è una gara al più colto la vita. Nel mondo non conta solo quanto sai, ma anche quanto sai ammettere di non sapere. Essere indipendenti non è sempre un bene, soprattutto se in realtà non lo sei, quindi affidati agli altri, no? E nel frattempo il lupo, cioè il banchiere, cioè l'unico villain della storia, svuota la camera dei bambini rivelando al più piccolo che la banca vuole portare via tutto quello che hanno. Carino che la banca tenga in tasca un orologio, come a dire che abbia il controllo di tutto, anche del futuro. L'illusione creata da Mary Poppins lascia ai bambini la scelta di risolvere il problema come credono. E dopo un bellissimo discorso sulla morte, ne abbiamo la mattina dopo uno sulla vita. Il mondo è sotto sopra. Pochi hanno capito la scena di Meryl Streep, ma in realtà è chiara, si tratta di un bellissimo discorso fatto alle giovani donne. Il secondo mercoledì, una volta al mese, la donna è di malumore e non può concentrarsi. Lo dice proprio lei. Giorno e notte, cane e gatto, bianco e nero, magro e grasso, e la cintura non mi sta più. Non posso fare nulla per voi, non mi fermate perché sono nella mia zuppa. Testa e fondoschiena, yin e yang, Sturm und Drang, il martedì sera il mio sangue inizia a coagulare, ovest, est, dentro e fuori, ho bisogno di gridare, oh no, tutto è sotto sopra. E la casa compie un ciclo. E la povera cugina Topsy non riesce ad essere felice. Quando il libro venne scritto, le mestruazioni erano un tabù. Prima di questo film non sarebbe stato un argomento facile, ma Pamela Travers voleva che le bambine sapessero che tutto questo sarebbe successo. Una volta al mese il mondo sarebbe stato sopra sotto. L'unica certezza è soffrire e non c'è altra scelta per una donna. Mary Poppins è quella che invece parla di quanto sia meraviglioso questo ciclo che ci permette di vedere un nuovo punto di vista, che nasconde il segreto della vita, una potenza devastante che può essere usata dalle donne a loro vantaggio, una scarica di ormoni che purificano il corpo e rafforzano il carattere. Michael Banks, il nuovo signor Banks, non vuole che i bambini entrino nell'età adulta. George Banks voleva che crescessero prima, il nuovo Banks impedisce loro di crescere per salvaguardarle da un futuro adulto e orribile. Non dice loro la verità, finge che vada tutto bene, come se i bambini non potessero capirlo da soli, come se nascondere i problemi li facesse sparire. Così i bambini si ritrovano da soli nella vita, e Mary Poppins dice, troppo concentrate su dove siete per sapere dove state andando, che è esattamente la situazione del nostro tempo. E quando i bambini si perdono per i vicoli del buio e della nebbia, arrivano gli acciarini. Illuminare il mondo a festa. Se non c'è luce, accendila. I lumi della nostra epoca possiamo essere noi, illuminare la strada, salvarci dall'oscurità. Tutto ciò può essere cambiato, il futuro viene costruito e non è già scritto. Si può illuminare il mondo a festa. Noi siamo il mondo e possiamo essere perduti nella nebbia e fare strada agli altri lo stesso. E questo viene detto quando ormai è troppo tardi per la casa Banks.
Riportare indietro il tempo? È possibile, perché il tempo non esiste. E basta cambiare il Big Bang, l'istituzione. Il mondo si affida al Big Bang, ma è solo un orologio. Noi non possiamo cambiare il passato, ma possiamo cambiare un orologio. Passato, presente e futuro, ce li siamo inventati. Possiamo disinventarli. Siate intrepidi. Ed è questo che bisogna fare, tornare indietro, tornare al signor Dawes, recuperare un passato perduto, ma in una chiave nuova. Dick Van Dyke dice, nella versione originale, «Quando la vita è nebbia fitta, puoi scegliere di essere un acciarino, perché la tua luce splenda per il futuro». Quando ormai sei vecchio, il minimo che puoi fare è lasciare la tua impronta in quanto rappresentante di un passato a cui affidarsi e affidare te stesso a un futuro sperando di aver creato le basi per un futuro migliore. Ai giovani devi dare ottimismo perché facciano meglio di quel che hai fatto tu. I bambini del passato non sapevano in che cosa impiegare le loro abilità. Due penny e piccioni o la banca non facevano molta differenza. Oggi quei due penny sono maturati, sono stati usati al meglio e le potenzialità del passato sono fiorite in un futuro migliore. E così poter tornare a svagarsi facendo volare un palloncino che si fa trasportare dal vento e non può farci nulla. Perché noi non abbiamo il controllo del vento. Dove tira, noi andiamo. Ma siamo responsabili di noi stessi e di ciò che facciamo di conseguenza. E la signora dei palloncini canta. La vita è un palloncino che cade o si rialza in base a ciò che contiene. Perché sapete, l'aria non vola, ma l'elio sì. Scegli con cura il tuo palloncino o non volerà. Se scegli il palloncino giusto, il tuo cuore prenderà il volo e non potrai che andare più su. Se tutto va male, se va proprio che peggio non può andare, allora il mondo può solo migliorare. Se il presente è buio, allora il futuro può essere solo che luminoso. Il passato è passato, e il passato è una storia, ed è una storia importante. Il futuro arriva in fretta, ogni secondo è un mistero, e nessuno sa mai che cosa accadrà domani. Non bisogna mai dimenticare che il presente passerà e il futuro arriverà. Se voli sui tetti è più difficile cadere, è più facile salire. Non guardare mai giù, lascia il passato sparire, oggi e per sempre, e non puoi che andare più su.